Questa cucina è rappresentata nel catalogo dal progetto New York. Qui riusciamo a capire le potenzialità della nostra collezione, quindi la collezione Via. In questa cucina sono racchiuse diverse ante, diversi modelli e diverse lavorazioni. Nelle basi, ad esempio, vediamo il modello Regent, nella finitura noce canaletto tinto, opaco. Nei pensili vediamo il telaio, il modello Nui, sempre noce canaletto tinto opaco, con all'inserto il calacatta oro, quindi un marmo vero, autentico. Nelle colonne abbiamo sempre il telaio Nui, quindi il telaio stretto noce canaletto tinto opaco, dove però abbiamo questa sposa, quindi è una lavorazione extra che troviamo nel listino, è la posa a spina che disegna questo effetto del legno. Idem sul marmo, oltre che la posa normale del marmo che ha scelto il progettista, abbiamo appunto la lavorazione a macchia aperta, che è un extra del listino. La vediamo sia nello schienale della cucina, sia sui pensili che disegnano comunque questa, diciamo, continuità, sia nel top che va a finire nel fiancone terminale. In questo progetto il designer ha deciso di utilizzare l'apertura a maniglia e troviamo per le basi il modello Veia finitura ottone, che è questa maniglia con questo profilo, e nelle colonne, che è una colonna da 75 cm, una maniglia più importante, quindi il maniglione Rainbow, sempre nella finitura ottone come le maniglie. Nello schienale della cucina troviamo invece il pannello del modello Nui noce canaletto tinto opaco, con all'interno la finitura metallo alluminio mix mosaico. Altri elementi molto importanti e che sono di tendenza del momento sono le cantine portavino, e noi ne abbiamo di diverse tipologie, sia ad uso pensile che a uso base che a uso colonna. In questa cucina vediamo la cantina uso pensile alta 96 cm con il portavino in orizzontale nella parte superiore e il porta bottiglie in verticale nella parte inferiore. Il piano colazione del progetto Parigi è rappresentato da un bancone in acero come l'interno delle vetrine e da uno schienale rappresentato dal telaio modello Malé, quindi quello spesso più largo, e all'interno la seconda variante del mosaico alluminio mix con le colorazioni satinate, rosa e azzurre. Qui il designer ha utilizzato tre tipologie di modelli per ante. L'anta modello Agulhas, che la troviamo nelle colonne, colonna frigo e colonna dispensa. L'anta a telaio modello Malé, perché il telaio è quello più grande, nei cestoni della zona cottura e nei due cestoni laterali grandi sotto, e l'anta Emerald. L'anta Emerald è tutto quello che è liscio, quindi l'anta Emerald è possibile averla nei vari materiali, quindi marmo, laccato, legno, metallo, e in tutte le finiture disponibili nella nostra selezione. L'anta Malé qui è anche rappresentata nelle due vetrine, con il vetro trasparente extra chiaro. All'interno delle vetrine troviamo una personalizzazione totale dell'elemento vetrina, che è in finitura acero opaco. Il designer per questa cucina ha scelto tre tipologie di maniglie: la maniglia Aires cromo, che la troviamo anche in diverse misure di lunghezza, la maniglia Veia cromo, che è questo profilo che si applica sull'antina, e nelle vetrine il pomolo Crater, sempre nella stessa finitura delle altre due, cromo.